Perfetto, buongiorno amici e amiche, siamo questa mattina alla Sala dei Baroni del Comune di Napoli, siamo in compagnia del dottor Fabbri. Stamattina è stato presentato un libro straordinario, una struttura grafica eccezionale. Quanta pazienza, quanto lavoro, quanto amore, quanto impegno. È un lavoro che ha necessitato effettivamente di tanto tempo, è un tempo che abbiamo dedicato molto volentieri perché l'argomento era assolutamente stimolante. Era doveroso realizzare un libro che trattasse di questo tema di Borbone e l'abbiamo fatto con tutta la passione che da sempre credo ci contraddistingue, che è quella di mettere l'anima nelle cose che riusciamo a fare sotto l'aspetto della cura editoriale, che è una cosa alla quale teniamo moltissimo. Va benissimo, grazie. Siamo in compagnia del dottor Giannoni, presidente di Arsi Dominandi, che stamattina qui nella sala del Barone del Mastro Angioino di Napoli sta tenendo a battesimo la sua nuova straordinaria creatura, un vero e proprio gioiello dell'editoria. Tratta un argomento straordinario che ricalca un attimino quella che è la storia di Napoli, del Regno delle Due Sicilie. Dottor Giannoni, non è nuovo a queste bellissime iniziative, questa nasce dal frutto di uno studio. Sì, diciamo che la nostra azienda nasce appunto con dei volumi storici regionali sulla storia italiana e ci mancava questa parte che abbiamo colmato proprio oggi presentandolo qui a Napoli, questo volume. Abbiamo così realizzato l'ultimo sogno, abbiamo concluso la nostra carrellata di volumi sulle regioni. Quindi va a completare, va a chiudere un cerchio che avevate aperto da tempo. Abbiamo aperto con la nascita della nostra azienda. Abbiamo cominciato col volume sul centro Italia, sull'Umbria, Toscana e adesso concludiamo con il volume sul sud e ci sembrava importante farlo con la storia dei Borboni.